Buongiorno, sono Laura Grandi, faccio l'agente letterario e insieme al mio socio in agenzia Stefano Tentamanti siamo appassionati di letteratura in generale, ma nello specifico di letteratura dedicata al ciclismo. E abbiamo curato per Sellerio quest'anno proprio un'antologia che si chiama Evoluta la bicicletta, eccola, in cui abbiamo raccolto alcuni dei nostri testi preferiti sulla letteratura dedicata a questo sport. Perché ci piace la letteratura che si occupa di ciclismo? Non solo perché siamo tifosi appassionati, ma perché tutti gli scrittori e giornalisti che si sono cimentati con questo genere, se così si può chiamare, non l'hanno solo affrontato dal punto di vista tecnico e quindi e anche, diciamo, dell'avventura sportiva, ma perché hanno dovuto raccontare il panorama che si segue e si svolge davanti ai nostri occhi quando c'è una gara ciclistica. E questo ha permesso a tutti gli scrittori di poter occuparsi di un genere descrittivo che molte volte nei loro scritti altri non appare. E quindi la letteratura, diciamo, che si occupa del ciclismo è una lettura sicuramente epica e sportiva, avventurosa, ma è anche una letteratura a volte struggente che ci parla di panorami grandiosi e soprattutto in questo caso si parla di panorami italiani, visto che il libro si occupa molto di Giro d'Italia. E quindi consigliamo la lettura di libri dedicati al ciclismo proprio perché sono un modo diverso per raffigurare anche il nostro paese.